Bella ragazzi, buon pomeriggio! Buon pomeriggio e buon caldo africano anche a voi! Eh sì, perché fa caldo, fa tanto caldo oggi, domani sarà ancora peggio. Dicono domani sarà peggio e ci sarà una bella, una bella giornata. Scusate, ho trovato le chiavi che ho perso. Una bella giornata ancora più calda. Però domani si lavora, almeno io lavoro, so voi, magari no. Però, però. È giusto che sia così, no? Ragazzi, l'estate. Io invidio voi, tu che mi stai guardando, che magari mi stai guardando dalla spiaggia, magari mi stai guardando sotto l'ombrellone o anche dalla piscina, perché io manco in piscina sto andando. Eh, tu che sei al mare, io ti invidio. Sappilo che ti invidio. Quindi scrivetemi qui sotto se siete al mare, se siete da qualche parte in villeggiatura così vi posso invidiare ancora di più. E così. Semplicemente per saperlo e per rendermi partecipe di dove siete. È giusto che faccia caldo, e, e, intanto, e intanto domani c'è il raduno del Milan. Ci sarà il raduno rossonero a cui parteciperanno quasi tutti, tranne i nazionali, mi sembra qualche nazionale. E però i, nu i nuovi arrivi: Loftus Chic ci sarà, eh, Sportiello ci sarà, Mirante, eh, Mirante, Scusate, Romero ci sarà. Qui i nuovi arrivi ci saranno praticamente tutti. Poi si dovranno unire ancora gli altri quando settimana prossima che viene Pulisic dovrà fare anche lui le viste mediche, poi si unirà al gruppo, credo e penso che si unirà prima della partenza della, del tour, sì perché il Milan farà una, un tour americano Ok, il 23 luglio giocherà contro il Real Madrid a Los Angeles il 27 luglio giocherà segnatevi le date contro la Juve a Carson e il 1 agosto ci sarà Milan contro il Barcellona al, a Las Vegas, viva Las Vegas! Bene, magari andarci, magari non ci posso neanche andare. Bea, bea, magari andrà a Las Vegas, stare negli Stati Uniti, bello, 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 beati loro, magari sicuramente avranno modo anche di farsi i giretti a Las Vegas, andranno a scommettere qualche soldino Ma a parte gli scherzi. E il 9 agosto ci sarà poi una, una partita a Trieste. Ancora a definire contro chi, ma ma. Tutta questa, tutta questa bella situazione non fa parte altro che del Social Champions Tour, che è appunto un tour estivo in cui partecipano diverse squadre, non ci sono solo, solo queste squadre qua, ce ne sono altre pare sia anche il City o lo United se non mi ricordo male. Insomma, un bel tour che ci permetterà anche finalmente di vedere il nostro Milan. Finalmente riusciremo a vedere come giocheranno i nuovi. Come imposterà, quali saranno gli schemi di Pioli? Perché secondo me cambierà qualcosa cambierà qualcosa, vedremo a Pioli cosa gli verrà in mente di fare. Insomma, per noi tornerà il calcio giocato col Milan, perché ci sicuramente ci è mancato, sicuramente ci è mancato e sicuramente quest'anno lo stadio sarà ancora pieno, perché avete visto che c'è stato un sold out per, per i tesseramenti che è stato pazzesco, sono già finiti tutti gli abbonamenti, sono rimasti solo quelli VIP, che però costano una fucilata, gli abbonamenti ormai sono tutti finiti, quindi anche quest'anno stadio pieno, a dispetto di quelli che comunque si sono lamentati, ma comunque per amore del Milan si sono tesserati. Ed è giusto così alla fine. Il Milan è una fede e si segue sempre e comunque ragazzi. Figuriamoci se non fosse così. Allora, mi avete chiesto, mi avete chiesto um, qualche giorno fa più battute di un giocatore di Zeki Amduni. Zeki Amduni è un giocatore, secondo me, fortissimo. Io lo conosco già da tempo. Che segna caterve di gol e gioca nel Basilea. Qualcuno si è chiesto: ma come? Perché il Milan non ha gli occhi su questo 22 anni? Cos'era? L'algoritmo non l'ha beccato. Non è che il Milan non ci ha pensato, però c'è un problema: c'è la Lazio che è eh, tre spanne avanti su questo giocatore, l'ha già inquadrato prima di altre squadre e pare che siano stato avanzato di eh, trattativa. Tanto è vero che il suo procuratore di si è fatto fotografare con, a Roma con, con dei, dei, come si chiama, dei, dei componenti, dei componenti eh, sportivi della, della Lazio, quindi secondo me è uno stato già avanzato di trattativa, la Lazio ha un po' di tempo che ne parla e lo sta seguendo, quindi non è che possiamo prenderli tutti noi, però comunque, eh, la, punta, comunque la punta ci vuole, anche perché, anche perché qua si sta ragionando un po' troppo. Secondo me si va un po' lunghi per la punta, perché, perché se la punta è sempre stata così: è sempre stato un, un problema. Cioè noi siamo in mezzo a discutere fra murata. Fra, addirittura si è parlato adesso di Taremi, che, però, è extracomunitario, si parla di scamacca. Ma il Mina le porte aperte. Le tiene anche per altre situazioni. Tanto è vero che. E ribadisco il concetto: secondo me anche questo giocatore è un po' eh, cercato eh, con l'aiuto dell'algoritmo. Perché ormai spesso sarò obbligato a parlarvi in questi termini perché eh, sono giocatori che alcuni li conosco, alcuni eh, mi sorprendono. E quando mi sorprendono, dico: Mh, Secondo me è un po' l'algoritmo. Parliamo di un certo Emega, ok? Emega <ride> non è il fratello di 5 Emega, eh? <ride> si chiama solo Emega con la H. È un classe 2003. Uh, olandese, uh, è cresciuto nelle giovanili di Sparta Rotterdam. Ovviamente è una punta. Parliamo di una punta. Si è trasferito nel 2021 ad Anversa. E poi nel 2000, nel, dal 2022, cioè l'anno scorso, gioca nello Sturm Graz dove ha segnato 9 reti in 24 partite. È un avanti puro: anzi, purissimo, alto 1,95. Molto fisico e piazzato, difficile da schiodare, è un giocatore che il Milan sta seguendo, eh, credo anche come forse come alternativa, ma eh, da far crescere all'ombra all di, di Giroud Secondo me, poi è lui che fa ombra perché 1,95 m. Comunque piazzato, e fisico, è tanta tanta roba. Quindi Milan gioca anche questo segue anche questo giocatore perché comunque. È una figura, una, una figura interessante, un, un giocatore, un profilo molto molto interessante. Sono diversi, sono diversi, lo so, che sono diversi, diversi nomi che si fanno che al più di voi sono sconosciuti. Ma ribadisco il concetto, molti che anche a me sono sconosciuti sono sicuramente frutto e figli della, della decisione di questo famoso algoritmo. Che, però, più di tanto non vi deve preoccupare, perché comunque l'algoritmo seleziona a livello matematico, a livello. Di emissione, immaginiamo l'emissione di un ticket che esce fuori dal PC dall'algoritmo come lo scontrino, però comunque poi viene analizzato, visionato più volte dagli addetti in carica, in questo caso Moncada e Fratelli. Diciamo così, quindi direi che mi fido se c'è anche l'occhio di Moncada, perché come dice qualcuno non più di qualche giorno fa: eh, l'algoritmo va bene, ma i giocatori vanno visti di persona, i giocatori vanno visionati di persona perché non siamo ancora nel momento in cui possiamo fidarci ciecamente semplicemente solo di un algore sarebbe folle, sarebbe stupido pensare a una cosa del genere, non ci voglio neanche pensare. Intanto Franco Baresi, questa è una bella notizia, diventa una figura di riferimento, lui era fino adesso vicepresidente onorario del Milan, diventa una figura un pochino più di riferimento, si è voluto piazzarlo come eh, collante, diciamo, come come collante, come figura di riferimento fra la squadra, la dirigenza, eccetera, eccetera. Quindi sarà molto più importante, la sua, la sua figura sarà una figura più attiva rispetto, rispetto a prima, che praticamente non faceva poco e nulla. E questa è una bella notizia. Al più non si ricordano magari di Franco Baresi, qualcuno lo conosce solo perché è nella Wall of Fame di, di giocatori del Milan, però, sicuramente ha carisma. L'idea del Franco Baresi ha carisma, anche se adesso è un pochino vecchiotto eh, a me sembra veramente che sia quella, quella figura che si voleva offrire un po' a Ibrahimovic però onestamente se venisse anche Ibra a me a me, a me non dispiacerebbe sarebbe tanta tanta, tanta roba nel senso eh, avere sia Franco che, che Ibra insieme non sarebbe non sarebbe non sarebbe affatto male ora l'importante è anche il mercato in uscita, come abbiamo detto ieri o qualche giorno fa. Il mercato in uscita è importante perché bisogna piazzare i pesi morti, tra virgolette. A partire da, da Rebic, Baloture, Orighi, beh, Maldini Junior. Comunque non è un peso morto, ma alla fine verrà, verrà ceduto e andrà da un'altra parte. Però comunque il mercato in uscita è importante. Fino adesso mercato in uscita sinceramente io non ne ho visto né sentito e questa è una situazione abbastanza imbarazzante perché sembra quasi che quelli che il Milan vuole dare via non li vuole nessuno non so quale sia la vostra impressione però è esattamente questo un po' perché non li vuole nessuno un po' perché gli stessi giocatori forti di contratti importanti difficilmente rinunceranno alla sedia alla poltrona del Milan è esattamente un po' riferimento a una situazione politica no è difficilmente che la poltrona viene lasciata anche perché detto così per prendere uno a un Rebic 3 milioni e mezzo di euro l'anno chi glieli dà e questo è il problema io credo che molti di cioè, rischiamo veramente ma sul serio sto dicendo che eh, molti di questi giocatori potrebbero arrivare alla scadenza naturale del contratto perché non si riuscirà non si, non si riuscirà a piazzarli salvo operazioni anche fortunate o fortunose anche perché comunque le richieste ci sono. Rebic aveva due o tre richieste in Turchia, ma ha preso tempo e alla fine non se ne sta parlando più. Semplicemente perché poi questi giocatori, ormai è un vizio che c'è, un vizio un po da un po' di anni, un brutto vizio, che i giocatori che non vengono, non sono più desiderati nella squadra, che vengono messi sul mercato e altre squadre fanno le offerte magari con eh, stipendi inferiori. Il giocatore, prima di andarsene, prima di volersi andare, bussa la porta a società, in questo caso il Milan, e chiede la buona uscita. Molto spesso la buona uscita è la compensazione, la compensazione di quello che mancherebbe dallo stipendio che gli viene dato. Perché dice: Io con te ho un contratto ancora per due anni, per esempio a tre e mezzo. Loro me ne danno due. Eh, perché dovrei andarmene? Per perderci va bene, me ne vado, ma mi dai comunque la differenza: almeno la differenza di quello che vado a perdere, no? Eh, eh, sportivamente parlando può non sembrare corretto. Eh, economicamente parlando lo farei anch'io. Cioè, lo farei anch'io, ma mi sembra una cosa normale, ragazzi. Scusatemi, economicamente parlando lo farei anch'io perché comunque mi, non mi vuoi più, mi mandi via, ma devo andare a prendere uno stipendio inferiore perché a me ne sto qua, non faccio niente, mi lascio in macchina. Sportivamente non ci sta, eh, però. Se guardiamo un rovescio della medaglia, economicamente possono anche aver ragione. La colpa non è loro, la colpa ovviamente di chi ha fatto i contratti. Nel caso di Rebic, il Milan era ben contento di fargli quel contratto, anche perché inizialmente ha fatto molto bene. Era un giocatore, un bel giocatore, poi si è perso. Poi si è perso completamente. E il motivo rimane comunque tuttora tuttora sconosciuto lo sanno solo loro bene ragazzi io per oggi anche per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate di quello che ci siamo raccontati intanto noi ci sentiamo come sempre domani buon caldo anche a voi sempre Forza Milan noi ci sentiamo ovviamente domani e addio